Professor Gerosa, con la sua equipe per la prima volta al mondo avete trapiantato un cuore che non ha mai smesso di battere. Abbiamo eseguito un trapianto totalmente a cuore battente, ovvero sia durante la fase di prelievo dell'organo dal donatore, sia nella fase di impianto dell'organo, quindi del vero e proprio trapianto nel ricevente, il cuore ha sempre battuto. Per la cardiochirurgia una vera e propria rivoluzione e succede proprio a Padova, dove nel 1985 il professor Vincenzo Gallucci effettuò il primo trapianto di cuore in Italia. Ecco, questo semplificando cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo ridotto il cosiddetto danno da ischemia a riperfusione e quindi abbiamo garantito una successiva migliore performance dell'organo cuore. Si evitano insomma possibili danni al cuore e la ripresa per il trapiantato è decisamente più rapida. Ogni volta che fermiamo il cuore, chiaramente abbiamo un danno di ischemia a riperfusione, quindi se questo riusciamo a compattarlo, a ridurlo, ad evitare questi stop and go durante la fase di trapianto, naturalmente è a assoluto beneficio del cuore che viene trapiantato. Un intervento eccezionale perché? Eccezionale perché non è mai stato fatto precedentemente, quindi abbiamo alzato un pochino l'asticella, abbiamo aperto una nuova strada che penso, spero, dovrà essere seguita anche dagli altri cardiochirurghi. A ricevere il cuore nuovo un paziente di 60 anni è ancora ricoverato, ma sta bene e presto verrà dimesso.